No, perché qua ancora passa il velo, passa spoglia, però ancora senza glutine. Stanno provando. Come gli è? Io mangio tutto quello che ha la farina, col grano. Non lo so. Vuole dire che assaggerà lui. Esatto. No, poi si fa dire l'assaggio. Io lo chiamo controllo di qualità. E la pancia aumenta. Ma io quasi non ho mangiato niente. Sì, dalle 8 e mezza stamattina, dalle 8 e mezza stamattina. Solo il pane ho mangiato. Si vede dalla la camicia, si vede. Allora, la camicia è un po'. Si sta allargando. Ho comprato le camicie dove le compra ad Arezzo. E allora. Ci sono varie provenienze, ogni prodotto è prodotto in luogo di tipicità del prodotto, quindi abbiamo del pugliese, del calabrese, il pomodoro di Salento, gli svasi, l'oliva della Sicilia, il pesto dalla Liguria. Sono varie provenienze anche sul fondo, cioè, sia dal pugliese che dal toscano, che dalla Liguria. Il peperoncino è calabrese, molto buono, gustoso. Sai che io sono un intenditore di quello, no? Un dolce leggermente salato che è comunque per accompagnare formaggi e bolliti. Questo qua viene 1,6 euro e 3,15 euro. No, non è piccantino, senti i tuoi gusti qua, dolce, salato e piccante. E poi di dove? Io sono ciociaro. Eccolo lì. Oh, abbiamo una coraggiosa, ma poi c'è scritto per quelli col fisico, è molto buono perché a differenza di tanti altri non è molto salato e non è molto accettato, quindi diciamo che si abbina molto bene su qualsiasi pietanza, molto molto buono. Vabbè, lì poi c'è, diciamo, subito uno mette un po' di pesto e ha fatto l'antidoto, no? Io ci metterò sempre la mano, cioè, se vai a assaggiare anche il pesto si renderà conto della qualità di questo, l'antidoto. Se col peperoncino è facile camuffare tante cose, col pesto non si camuffa niente, anche quella è molto buona. Ciao, molto buona per quello. Sono qui io, quella con i bolliti, con il formaggio.